domenica e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da Giancarlo Esposito, niente meno, che sarà presente oggi, domenica, per voi che state guardando il video, al GameX Marche di Fermo. Ci sarò anch'io oggi pomeriggio, quindi saremo pronti entrambi, essendo dei VIP molto affermati, soprattutto io, poi ovviamente c'è anche Giancarlo, saremo pronti a firmare autografi, foto e quant'altro. Quindi ragazzi, se vi trovate a passare in zona Fermo, fateci un salto perché appunto ci potremo vedere. Adesso, cazzate a parte ragazzi, analizziamo quella che è la settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle in ambito di release in scala 1 a 6 soprattutto. Parliamo di Hot Toys, una settimana un po' fiacca con un paio di release in ambito Star Wars, cose abbastanza marginali, e poi invece un annuncio abbastanza importante ma in senso negativo perché mi ha fatto molto molto incazzare, come probabilmente avete intuito anche dal thumbnail, dalla copertina. Allora, quindi, cominciamo con il vedere la prima release. Sto parlando di BT1, appunto un annuncio che è stato fatto ormai qualche mese fa, secondo me un po' marginale, quindi BT1 accompagnato da 000, un'altra decisione di Hot Toys che mi ha fatto veramente storcere il naso quando fu annunciato, perché vi ricordo che questo BT1 non è in edizione limitata, infatti sta uscendo adesso, mentre il compagno 000 o 000, come volete chiamarlo, era in edizione limitata a 2000 pezzi ed è stato già rilasciato. Quindi ovviamente per avere la coppia, come sarebbe giusto che sia, insomma, bisognerebbe prendere sia questo BT1 non in edizione limitata, ma giudicarsi anche lo 000 in edizione limitata. Questa è un'altra grande stronzata, secondo me, scusate il termine, da parte di Hot Toys, ma ecco, se volete, adesso BT1 è disponibile. È stato rilasciato, non mi soffermo più di tanto sui dettagli, ragazzi, vi dico solo che è praticamente la controparte, lato oscuro di R2-D2, e lavora all'interno del fumetto di Star Wars e con Darth Vader, quindi è la parte oscura dei droidi, diciamo. Andiamo avanti, qui intanto vi faccio vedere anche molto rapidamente anche 000, che appunto accennavo prima, che invece sarebbe il, diciamo, C3PO, lato oscuro. Lavorano entrambi per il Dottor Aphra, se non mi sbaglio, sempre all'interno del fumetto che vede come protagonisti, diciamo, Darth Vader e questi due droidi. E non solo, poi ci sono anche tante altre cose e dovrebbe anche uscire, ragazzi, anche un Luke Skywalker, sempre tratto da quel fumetto. Ora, un'altra release sempre per Star Wars, una release invece un po' più piccantella, un po' più croccante, che è quella, scusate, è quella di Moff Gideon, tratta da The Mandalorian, dall'ultima stagione di The Mandalorian, in cui Moff Gideon prende, cioè si costruisce, si fa costruire questa armatura mandaloriana, che è davvero bellissima secondo me, è un preordine che personalmente ho mancato avendo la precedente versione di Moff Gideon, quella classica diciamo, ma me ne sto pentendo veramente tanto perché sembra davvero essere una bella doll. Bellissimo anche l'head sculpt per quanto mi riguarda, mi piace davvero tanto, con questa sorta di look rinnovato per appunto Giancarlo Esposito, quindi quale migliore occasione per parlare anche di lui, e quindi senza baffi, senza un accenno di barba, anche molto bello l'head sculpt secondo me, coglie un'espressione un po' particolare di Giancarlo e veramente mi piace tanto. Poi l'armatura, ragazzi, che dire, bellissima, di questo nero lucido, armatura mandaloriana, anche qui parliamo del lato oscuro, davvero una bella doll e probabilmente cercherò di recuperarla perché in collezione, nella mia collezione di The Mandalorian, che sicuramente avete visto nei vari video, è un pezzo che deve esserci. Leggiamo qualche dettaglio al volo per Moff Gideon, sarà il TV Masterpiece 107 di 29 cm e 30 punti di snodo, e avrà diversi accessori, tra cui appunto il secondo head sculpt, la lancia imperiale, l'armatura mandaloriana e varie mani intercambiabili. Vediamo un attimino magari il recap per farvi vedere tutto ciò che c'è. Abbiamo appunto anche il jetpack con i vari effetti, e la basetta è quella classica rettangolare in stile Star Wars e poco altro.
Una doll, secondo me, per gli amanti di The Mandalorian che va presa, e se avete anche la vecchia versione di Moff Gideon, cosa che cercherò appunto io, avendo quella, cercherò di recuperare anche questa, potreste anche scambiare le teste, quella vecchia con questa nuova, e quindi si potrebbero fare delle belle combinazioni, niente male. Veniamo adesso invece a quello che è l'annuncio da parte di Ono, e io ovviamente accosto Ono sempre con Hot Toys, perché alla fine stiamo parlando di aziende che collaborano. Wolverine, ma stavolta senza maschera. Parliamo sempre di un NTV grade, quindi quello che secondo Ono, secondo Toys, sarebbe un prezzo più accessibile, un prezzo più favorevole a chi si approccia adesso al mondo del collezionismo di questa roba. Ed effettivamente è così, perché parliamo appunto prezzo italiano di all'incirca 220 euro, quindi un prezzo molto inferiore rispetto al solito, quindi alle normali doll. La cosa che mi fa molto incazzare, ragazzi, è che è totalmente un riciclo del Wolverine di Ono, che è praticamente stato rilasciato poco fa, che da qui da noi dovrebbe arrivare intorno a novembre. E questa cosa mi ha fatto veramente sorridere perché cioè, hanno rifatto una doll identica con un head sculpt che avrebbero potuto mettere, magari anche aumentando leggermente il prezzo, nel primo Wolverine. E quindi, ragazzi, è veramente una grossa cazzata questa. Cioè, un Wolverine praticamente identico con un head sculpt in più e la vendono come una nuova doll. Cioè, è assurdo. Quindi è inutile pubblicizzare la cosa dell'entry grade, guardate, la mettiamo a meno prezzo, sì, ma mi togli un head sculpt che avresti potuto mettermi, magari vendendomi la dolla a 250 euro invece che 210, e parlo del primo Wolverine, ma darmi la possibilità di avere questo head sculpt. Invece in questo modo loro non hanno fatto altro che creare un nuovo head sculpt, tratto dal fumetto ovviamente, che mi piace abbastanza, ma non è nemmeno secondo me tutto questo granché, e mettergli il corpo già fatto, bello e pronto, e rivenderla come una nuova doll. Questa è una trovata commerciale. Ora voi mi direte, ma c'è sempre state queste cose, ci sono sempre state. Sì, ma posso sentirmi libero, credo, di dire la mia e dire che questa cosa proprio non mi piace. Tra l'altro, accessori ci sono solo gli artigli e un paio di mani intercambiabili, uno solo, da quello che vedo. C'è la maschera, come vedete, che è tirata indietro, che cioè, praticamente credo che faccia parte del costume. Abbiamo sempre le solite mani in silicone, la corporatura è perfetta, ben proporzionata per un Wolverine del fumetto. Tutto quello che abbiamo visto appunto nel Wolverine di Ono, quello famoso che fece iniziare la wave di doll ispirati al fumetto proprio da parte di Ono Studio, che ci ha fatto anche innamorare di Ono Studio per questo motivo. Ma ci sono queste trovate che sono anche molto preoccupanti perché potrebbero anche creare un precedente. Provate ad immaginare se da adesso in poi cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci un Iron Man, quello classico sempre che è stato annunciato da poco, ma magari con la testa di Tony Stark? Dovremmo aspettarci uno Spider-Man, sempre di Ono, quello simbionte, oppure un altro tipo di Spider-Man? Ma anche in quel caso stesso body, ma con una testa differente, con la testa di Peter Parker? Quindi questa cosa qui è molto preoccupante per quanto mi riguarda, non va presa sotto gamba e non so quanto potrà vendere questa doll, sicuramente venderà perché si tratta sempre di Wolverine, si cerca di cavalcare sempre l'hype di Wolverine, lo stanno spremendo come un limone questo Wolverine, ma attenzione perché questo potrebbe essere, non la voglio fare troppo grossa ragazzi, troppo tragica, ma potrebbe essere un brutto inizio per Ono. Perché se questo sarà l'andamento, ragazzi, dovrei aver paura di preordinare una doll perché potrebbero fare la versione senza la maschera o senza il casco o quello che sarà. Comunque, andiamo a leggere due specifiche per quanto già abbiamo parlato praticamente di tutto. Ono Studio 06, quindi la sesta doll, 28,5 cm, 28 punti di articolazione. Uscita nel secondo quadrimestre del 2025. No, nel secondo quarto, scusate, non quadrimestre, secondo quarto del 2025, quindi presumibilmente da aprile a giugno.
E come vedete, non c'è niente da dire, è la solita cosa, quindi mani intercambiabili, la basetta, che è la classica di Ono con la copertina del fumetto alle sue spalle, e niente di particolare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa, ragazzi, perché sono molto, molto curioso. Poi andiamo come sempre a vedere gli ultimi arrivi su ilcolossodinerd.com, dove c'è sempre della bella roba. C'è la statua in Black Label di Blitzway a 1700 euro, ragazzi, 1699, è un capolavoro, già ne abbiamo parlato in svariate occasioni, quindi andate a recuperarvi magari il video se vi va, anche la live che ho fatto con Gianluca del Colosso dei Nerd, in cui parlavamo proprio di tutti gli annunci che sono stati fatti al Wonder Festival. E poi Enter Bay, dopo Michael Jordan, tira fuori quest'altro capolavoro, secondo me, con Kobe Bryant. È un'edizione limitata a 275 euro, che è un prezzo molto molto competitivo, ragazzi, ed è veramente bellissima. Anche questa date un'occhiata perché ne vale veramente la pena. Poi abbiamo Napoleone in scala 1 a 6, con il relativo cavallo, ovviamente, altra doll un po' particolare. Il preordine di Ono Studio di Wolverine, di cui abbiamo appena parlato, a 219 euro. E poi tanta bella roba, come ad esempio questa statua di Batman e Robin classici in 1-8 del 1966. Pensate, anche questo è un piccolo capolavoro a 115 euro. Ora, ragazzi, per questa settimana è tutto. È stata una settimana molto blanda, lo so, però. Cerco sempre di aggiornarvi, di tenervi aggiornati su quelle che sono le novità in questo ambito e non solo. Ora, fatemi sapere cosa pensate di questo Wolverine, perché veramente a me ha colpito particolarmente, perché a me sarebbe piaciuto anche avere una testa senza maschera. Però diciamo che questo Wolverine lo stanno spolpando un po' troppo e anche basta. Il Wolverine con la tuta classica gialla e blu, quello con la tuta marrone, questo senza maschera, anche basta, ok? Avrebbero potuto fare, appunto, lo ripeto, un'unica versione, magari quella con la tuta marrone ci può stare, ma un'unica versione anche con il volto senza maschera, con qualche euro in più e saremmo stati tutti felici. Poi, magari voi non siete d'accordo con me, fatemi sapere che cosa ne pensate e che cosa vi preoccupa per il futuro di Ono. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che oggi sarò al GameX Market, seriamente, non firmerò gli autografi perché non sono un cazzo di nessuno, però sarò al GameX Market oggi pomeriggio e probabilmente farò una live lunedì o martedì, poi ovviamente lo saprete, pubblicizzerò il tutto sui social, su Facebook, Instagram, come al solito, e quindi sarete messi al corrente. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, se l'avete fatto. Buona domenica e buon inizio di settimana. Ciao ragà, alla prossima!